Con un debordante secondo tempo il Teramo reagisce alla grande ad una settimana particolarmente difficile ed espugna il Barbetti di Gubbio con uno squassante 1-5. Sono 5 minuti di fuoco del diavolo a decidere nella sostanza la contesa con gli assist di un Croce rigenerato e le reti di tutti gli altri attaccanti. Una prestazione d'orgoglio ma anche di qualità che restituisce una squadra diversa rispetto a quella senza anima della scorsa settimana. Nofri dunque riparte dal 4-4-2 tenendo fede alle attese della vigilia. C'è Scipioni preferito a Sales, Ilari e Boulevardi centrale, Petrella e Di Paolo Antonio esterni, Jefferson accanto a Sansovini. Nessuna novità nel Gubbio rispetto all'11 vittorioso di Ancona. Musto e Giacomarro recuperano solo per la panchina, out Ferri Marini. La prima parte di gara non è granché, ma al 13esimo, com'è come non è, il Teramo si ritrova sotto. Zanchi va al cross, Scipioni tocca con il braccio per Dappice di Arezzo e calcio di rigore. Inutili le proteste dei giocatori biancorossi. Dagli 11 metri va Daniele Casiraghi che spiazza Rossi 1-0. Il gol spezza l'equilibrio ma non la monotonia dell'inizio di gara. Il Gubbio si adagia sul vantaggio mentre il Teramo non riesce ad aumentare i giri del motore, anche se alla mezz'ora c'è un guizzo, traversone di Petrella, stacco di Jefferson che con un eccesso di altruismo fa da torre per Sansovini che non arriva di un soffio. Il Gubbio si rifà vivo con un destro da molto lontano di Bergamini che non impensierisce Rossi. Alto il destro di Sansovini al 41esimo, forcing del diavolo nel finale di frazione. Ilari non riesce a correggere il cross di Scipioni e si va all'intervallo con il Gubbio avanti 1-0. Dopo il riposo c'è Steffè al posto del claudicante Boulevardi. Il diavolo sembra trasformato e sfiora a ripetizione il gol del pareggio. La punizione di Sansovini sibila il palo. L'attaccante biancorosso è tanto bravo quanto sfortunato al quarto. Si libera il tiro magistralmente con una magia e scaraventa un tiro potente che si stampa contro la traversa. Una giocata che meritava di più. Solo Teramo in questo momento. All'ottavo Caidi va molto in alto ma incorna centralmente. Narciso blocca. L'estremo di casa al nono tira un sospiro di sollievo sul diagonale in corsa del solito Sansovini. Il Gubbio argina la pressione teramana con una soluzione di Ferretti sventata da Rossi. Dopo metà tempo Nofri azzecca la mossa. Fuori di Paolo Antonio, dentro Croce e l'ex attaccante del Monopoli a scardina a suon di assist la retroguardia del Gubbio. Il primo subito al 26esimo con la spizzata per Jefferson il cui diagonale è chirurgico. 1-1 e il bello per il Teramo deve ancora venire perché dopo un minuto e mezzo Croce fa partire un cross basso. Narciso esce male e lascia passare un pallone che per Petrella è facile facile accompagnare in rete. Primo gol del folletto pratolano che è quello del sorpasso. Coglie l'attimo in pieno il diavolo, passa un altro minuto e mezzo e Croce mette in movimento Jefferson che mette a sedere mezza difesa Eugubina con una serie di finte e con classe firma il terzo gol e la sua personalissima doppietta. In un battito di ciglia, gara completamente ribaltata e anche messa in ghiaccio perché la squadra umbra non reagisce mentre il Teramo controlla e affonda con Dorazio che va a conquistarsi un calcio di rigore che Sansovini realizza. Il sindaco riscatta gli errori di mira di inizio ripresa e dopo il rosso diretto all'umbro Zanchi, fallaccio su Dorazio, va a timbrare anch'egli la sua doppietta. Finisce così con un trionfo che fa guardare con altri occhi il prosieguo di campionato. Il Gubbio fallisce l'assalto alla vetta mentre il Teramo aggancia il treno della zona salvezza grazie ad una vittoria esterna che mancava da 9 mesi.